che significa sta qua? Gli arbitri sono Giuseppe Potenza di Rivera e Davide Schiavone di Siracusa. Passiamo alle formazioni delle squadre. Iniziamo con Roberto. Con il numero 2, Melissa Lorenzon. Con il numero 4, Anna Gherlella. Con il numero 5, Gianni Galliana Pistol. Con il numero 7, Francesca Manzano. Con il numero 8, Michele Cattari. Con il numero 10, Roberto Falzano. Con il numero 12, Marta Menedin. Con il numero 15, Martina Colombo. Con il numero 20, Arasai Giulian. Con il numero 24, Francesca Lotti. Con il numero 44, Eva Perez. Con il numero 36, Sabrina Cattino Bello. Con il numero 41, Marta Pugliese. Con il numero 67, Carolina Rauti. Il tecnico è Cox, Anzio, Cuba Sergi. Facciamo sentire tutte le maglie perché stanno scendendo in campo la Flavioli! Con il numero 1 il portiere di Lanza andrà da Bulache. Con il numero 5 la pista per Vitoraglia, Anna Giulia Trasgressoni. Con il numero 6 Romano Bianco, Enrica Bartoli. Con il numero 7 Soldato, Chiara, Palomano. Con il numero 10, Profondo Rosso, Martina Rossa. Con il numero 11, il capitano, Contano Sei, Elia Paluzzella. Con il numero 12, la gatta nera, Romina Ramazzotti. Con il numero 14, Polignama, Mara Palomano. Con il numero 16, Ben Assi. Benedetta Di Luca. Con il numero 18 Manuele Francesca Spizzico. Con il numero 22 diamo il benvenuto a Sheila Rialdo. Con il numero 72 Carmelo Federica Ferretti. Il tecnico come sempre Coach Patrizio Patrizio. Buona sera a tutti. Parassiti! 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 Ben trovati da Giovanni Vimpinelli, siete in collegamento con il Palasport in Solera Tamagnini perché quest'oggi è il giorno di Flavioli Oderzo, siamo alla terza giornata del campionato di Serie 1 di pallamano di fronte alla formazione di Patrizio Pacifico che arriva a due sconfitte nelle prime due partite, dall'altra invece l'Oderzo che ha vinto entrambe le gare nelle prime due giornate. Non sono solo, anche quest'oggi qui a commentare questa partita c'è il nostro caro amico Maurizio Pronunzio. Buonasera. Buon pomeriggio a tutti. Questa sera abbiamo di fronte una squadra neopromossa ma che ha vinto le prime due giornate del campionato, ha fatto degli ottimi acquisti come la cubana Duran e altre due che provengono dal Mestrino retrocessa l'anno scorso. È una squadra importante, veloce, con azioni molto determinate, per cui la Flavioni questa volta dovrà metterci del tutto per cercare di superare e di portare a casa questa partita. La Flavioni ha appena fatto l'urlo consueto del prepartita, ovvero insistimos, sua nuova maglia, quella grigio fluo, la seconda maglia di questa stagione, la prima invece è quella bianca, abbiamo visto nella gara contro il Salerno, nella prima giornata di questo campionato, il debutto, la vedete, Sheila Hiraldo, direttamente da Porto Rico, dopo mille peripezie è riuscita ad arrivare qui a Civec, tutto è pronto con il primo possesso della Flavioni, con la Giulia Francesconi, con il pallone tra le mani, Chiara Banamano, Ferretti, Maruzzella, Hiraldo, Ramassotti in porta, per dare il via a questa partita. Sono queste le giocatrici che scendono in campo, il via è arrivato, gli arbitri sono Giuseppe Cosenza di Gela in provincia di Caltanissetta e Davide Schiavone di Siracusa, c'è anche Bartoli sistemato sull'ala, abbiamo visto anche nella gara contro il Salerno, nel finale della partita contro la formazione campione d'Italia. Chiara Banamano, passaggio per Costa, arriva anche Hiraldo che si è sistemata come terzino sinistro,
crosta finta nel sinistro, ma rotava a destra, chiede la buona mano, Ferretti avanza, chiede la buona mano, vediamo se Valtino, viene fermata, poi la conclusione di Ferretti viene respinta dal portiere Meneghin, Barbara, altrimenti detta Babi Meneghin, tra le file dello terzo, un portiere molto conosciuto, proprio il gol dell'1-0, Marzano, il vice capitano, porta in vantaggio la formazione dello terzo, terzo in cui c'è molto Mestrino, 5-6 giocatrici hanno fatto parte in passato del Mestrino, due solamente nella scorsa stagione che sono Rauli e Pugliese che sono retrocesse per mano della Faioni la scorsa stagione. Faioni dopo quest'oggi mancano due ali sinistra, ovvero Francesca Fanelli qui nelle nostre vicinanze, poi anche Martina Feoli che è indisponibile. Francesca Fanelli, abbiamo detto, problema alla cartilagine del ginocchio che la terrà lontano dai campi per un mese. Martina Rosta, ecco profondo rosso il passaggio per la guerriera Sheila Hiraldo. Martina Rosta sposta verso sinistra, arriva a rimorchio Bartoli, passaggio nuovamente per Hiraldo. In mezzo, prende il passaggio a centropoa dalla palla nuoto, quello per Francesconi che è andata in posizione di pivot. Hiraldo allarga il pallone per Enrica Bartoli addosso a Meneghin e quindi può andare in avanti lo terzo. Poi daremo le formazioni alla prima pausa possibile. Ecco Duran, lei capocannoniere della scorsa stagione del campionato con 212 gol realizzati, con la maglia del Conversano, arrivata anche nella finale del campionato, la finale scudetto, poi persa come detto contro il Salerno. Il pallone è per Balzano. Passaggio per Marzano che ha segnato il primo gol in questa partita, Balzano e poi Marzano, passaggio per Duran che realizza il gol del 2-0. Abbiamo subito visto questa giocatrice che è stata marcata uomo nella gara contro l'Estense, insomma marcata uomo fino a un certo punto perché poi ha fatto 9 gol e l'Estense non è riuscita a fermarla, la gara che ho visto io ieri personalmente, nella giornata di ieri, gara di scappa lo scorso, non so se l'ha vista anche Maurizio Pronunzio. Poi magari glielo chiederemo nel corso di questa telecronaca. Martina Rosta contro Duran, Chiara Bonamano, il verme solidario per la guerriera Sheila Hiraldo, il suo primo tiro è andata via lestissima, giocatrice alta 1,63 m, la portoricana avanza con Marzano e poi il tiro, Rapassotti, la cattanera di Avellaneda sul tiro effettuato da Francesca Lolli sull'ala destra, ci ha provato la giocatrice giallonera. Balzano, Marzano che gioca ancora questo pallone, 3 minuti trascorsi, palla in mezzo, vanno a terra, vediamo se l'arbitro cosa decide, il fallo semplice in favore e il giallo per Martina Rosta da parte dell'arbitro Schiavone nei confronti della giocatrice azzurra. Arriva anche Pugliese, abbiamo detto ex Mestrino nella scorsa stagione, Duran, la cubana che spera di giocare in trappo un grande gol, è la giocatrice d'altro spessore. Sì, in effetti ha fatto la differenza finora con due tiri da fuori, e purtroppo le nostre faticano a trovare spazi in attacco e hanno avuto due tiri dall'ala. Un altro giallo questa volta per Marzano. Parati molto bene la portiera dello terzo. Pallone giocato da Faioni, diciamo porta c'è Meneghin tra le file. Proseguiamo l'azione con passaggio per Hiraldo, Sheila davanti, Francesconi va a terra, non c'è nulla tra le proteste del pubblico e poi sfondamento dello terzo, Hiraldo riconquista il pallone alla portoricana, Anna Giulia Francesconi addosso a Meneghin, ancora un buon intervento da parte della giocatrice ex Cassano Magnago con cui ha giocato per diverse stagioni, anche Colombo ha giocato in passato con Cassano Magnago, però Colombo ha giocato per 6 anni tra le fine della formazione Varesotta. Duran, Rauli, nuovamente Arasai Duran, diciamo che spera di poter giocare in futuro tra le file della nazionale italiana, vedremo se potrà essere tesserabile alla formazione del Cittini Derviser. Pugliese, Duran, Marzano, il tiro strozzato, forse deviazione da parte di Bartoli, la Faioni cerca di andare a impostare veloce, vediamo anche la difesa dello terzo che è cambiata rispetto a quella della scorsa, palo colpito da Enrico Bartoli, partita con inizio sotto una buona stella per quanto riguarda Faioni, questa trovata all'attacco, il tiro di Rauli addosso a Rapassotti, Carolina Rauli si è fatta intercettare il tiro dal portiere di Avellaneda, Chiara Bonamano, Martina Rosta, allarga Ferretti, ancora Meneghin, portieri protagonisti fino a questo momento, ma bisognava fare qualcosina di più. Sicuramente abbiamo concluso quasi esclusivamente dalle ali,
Il problema è che non riusciamo ad allargare bene il tiro e il portiere riesce facilmente a trovare l'impatto col pallone. Eh sì, protagonista quindi fino a questo momento Barbara Meneghin, sono passati 5 minuti e mezzo, ho visto di questo match il pallone giocato tranquillamente, Fedoni che si difende con il 6 contro 0, così come ha fatto lo terzo, una gara di sabato scorso contro le Stenze, cui è iniziato al massimo 5-0 di parziale, il tiro di Duran, brava Sotti, la palla viene data alla Faioni per un ingresso nell'area di da parte delle giocatrici giallo-nere, Iraldo va a terra, la palla rimane comunque per la Faioni con Anna Giulia Francesconi, il passaggio è per Martina Rosta che controlla il gioco, il passaggio per Chiara Bonamano, ancora le due infermiere a scambiare questo pallone, lo riprende nuovamente Martina Rosta che invita le giocatrici compagne di squadra a fare movimento sulla fascia sinistra, Iraldo, passaggio nuovamente per Rosta. Vedendo poco, vediamo se cambia qualcosa in questo momento, a rimorchio arriva Bartoli, poi anche Sheila Hidalgo, la guerriera, Crosta prova ad andare al tiro, vediamo l'arbitro che decide un altro giallo, questa volta per Lolli, con lo terzo che già ha speso un paio di falli e un paio di gialli, la formazione Opitergina, questo è il nome degli abitanti di Oterzo, cittadina di 20.000 abitanti, che è una delle poche città in Italia che ha un nome diverso rispetto a quello della città. Sheila Hidalgo, Martina Crosta, il verme solitario che ha da Bonamano, ancora a rimorchio, Bartoli Iraldo, da quest'altra parte c'è Crosta, Iraldo, finta il tiro, respinge con la mano destra aperta, Barbara Meneghin, passaggio per Balzano, contrasta alto Iraldo, Duran, tiro sulle gambe di Ramassotti, ma c'è stato il fallo da parte di Chiara Bonamano che ha speso questo fallo, 7 minuti sono passati, all'inizio di questo match. Patrizio Pacifico controlla tranquillamente la situazione e poi il gol realizzato da Roberta Balzano, inizio sprint, break pericoloso da parte. Sì, come accaduto sabato scorso, diciamo. Anna Giulia Francesconi interrompe il momento magico dello terzo con la rete del 4-1 della piccola famiferaia, 4-1 la situazione adesso incredibilmente seduto Patrizio Pacifico, è una delle prime volte che lo vedo seduto durante la partita della Faioni. Duran, lo scambio con Carolina Raoli dall'ala sinistra, c'è l'avanzata da parte delle giocatrici venete, questa mattina hanno fatto anche rifinitura, sono arrivate ieri pomeriggio a Civitavecchia. Duran gol, ancora un grande gol sul secondo palo da parte di Arasai Duran, rete dell'1-5. Iraldo, Crosta, ha già segnato 16 gol in stagione Duran in 2 partite e 8 minuti. Ferretti, Chiara Bonamano, Crosta si sposta verso sinistra, va al tiro, Martina Crosta è la rete del 5-2. La Faioni che accorcia le distanze, cerca di portarsi avanti, è sola, realizza il gol Carlotta Pugliese, 6-2. Disattenzione Flavioni in difesa, un altro giallo è stato esibito nei confronti di Federica Ferretti, quindi ammonita anche Calimero. Chiara Bonamano prende il pallone, Sheila Hidalgo, la portoricana classe 89, ha avuto anche esperienze nella sua nazionale dove si è anche allenata fino a pochi giorni prima di arrivare in Italia dopo un lungo viaggio tormentato anche a causa dell'uragano che si è scatenato il tiro fuori di esterno della rete solamente per Sheila Hidalgo che va a calcio, il suo primo gol con la maglia della Faioni, attacco da parte dello terzo con Marzano, Hidalgo in controfuga, Hidalgo, Sheila, la guerriera, Sheila Hidalgo, il primo gol con la maglia della Faioni, frappo si ferma il gioco, rimane a terra una giocatrice Opitergina, però c'è stato il gol del 6-3 da parte di Sheila Hidalgo. Maurizio, un buon inizio da parte della guerriera. Sì, un buon inizio, un servizio, si è messa a disposizione delle compagne per lanciare al tiro soprattutto la parte sinistra con Erika Bartoli. Purtroppo non siamo riusciti dalle ali, come ripeto, a terminare in gol l'azione costruita prima. Devo dire che in difesa vedo che la Flavioni fa molta fatica soprattutto a contenere le azioni della cubana Duran e forse sarebbe il caso di marcarla un po' più alta o addirittura marcamento a uomo. Il frappo rimane ancora a terra, Marzano per quanto riguarda lo terzo, è intervenuto il medico, magari sincerarsi delle sue condizioni, speriamo non sia nulla di male
per lei il ghiaccio sicuramente ha preso una botta alla spalla, credo. Stiamo cercando di capire cosa è accaduto. Un po' Duran, di cui parlava, ginocchio, non è mal ginocchio per Balzano. Altro, qualche giorno fa Duran è stata anche protagonista di un'intervista che è stata fatta dal TG3 Veneto, in cui ha parlato anche della sua vita, una vita molto particolare. Abbiamo una ragazza cubana che nel 2011, una volta scomparsa la madre, ha deciso di lasciare Cuba per venire in Europa e poter cullare il sogno di giocare anche come professionista. Vediamo che Cuba ha una situazione particolare: una volta che vai via da Cuba non puoi più tornare, a meno che non cambia qualcosa nel paese. È arrivata e non può più giocare Marzano, indicazione del medico, ha fatto un no con la testa nel frattempo, vuol dire non ce la fa. Gli applausi da parte del pubblico nei confronti di Francesca Marzano, che va via, speriamo sia solamente una botta per la giocatrice classe 84. Terzino destro mancino, fatto anche parte della nazionale tra 2008 e 2009, ha giocato anche con il Sassari e con il CUS Udine. Si riprende la situazione, purtroppo una brutta notizia per lo terzo. Sono passati 9 minuti dall'inizio di questo match, tutto è pronto per poter riprendere a giocare. Il pallone che sarà in favore dello terzo, mentre Sceleraldo stava andando in contropiede, non poteva vedere cosa era accaduta alla sua avversaria. Solamente era impensabile che fosse così grave l'infortunio per la numero 7 dello terzo. Rimane ancora sistemato, è tenuto anche il medico della Flavioni, Marco Marras. Pallone per Duran, riprende a giocare con Colombo, che è entrato in campo al posto della sua compagna di squadra Marzano. Colombo sistemato come terzino destro. Duran la palla in mezzo, Bartoli l'ha toccata, ma c'è il pallone comunque per lo terzo. Attacco da parte delle giallonere con Balzano, formazione di Bufardeci, arriva ancora in attacco, viene fermata per la stoppata di Raldo, il contropiede da parte della Feoni. Chiara Banamane sola, palo, che sfortuna, ma doveva fare meglio la classe 95. Ancora la mancina, Chiara Banamano addosso nuovamente a Meneghin, che si prende anche gli scatti dei fotografi perché sta facendo una partita molto importante. Il calore del Palasport in Solera Tamagnini per sostenere la Flavioni. Ferretti, Chiara Bonamano, scivola il pallone, la recupera non so come Ferretti, anche lei a litigare in quella zona di campo, in quel fazzoletto. Il fischio arbitrale da parte degli arbitri. Martina Crosta, posizione di centrale, Sheila Heraldo, Martina Crosta, Chiara Bonamano, ancora profondo rosso, la guerriera Martina Crosta allarga perché la palla a mano, sinistra a destra, perde il pallone, contropiede scatenato da parte di Rauli, che è lenta però, non riesce ad andare in controfuga. Duran, pallone per Balzano e quindi Sabrina Colombo. Attacca ancora la formazione di Angelo Bufardeci. Andiamo terzo, unica neopromossa questa stagione, anche il Bolzano che è stato promosso, poi ha rinunciato a partecipare alla massima divisione. Da quest'altra parte il palo colpito da Balzano e fallo in favore dello terzo, che può andare ancora in attacco. Arriva Pugliese, il pivot della formazione veneta. Colombo, c'è Balzano, allarga nuovamente per Colombo, il tiro, palo, tanti pali in questa partita. E poi un altro tiro, rigore per lo terzo ai danni di Pugliese e quindi la massima punizione per Leopitergine. Rigore che forse c'era. C'era rigore, sì, ha anticipato il recupero sul pallone, era tranquillamente davanti al difensore. Il gol di Arasai Duran, sono già 4 i gol segnati dal bomber della formazione veneta in questa partita. Attacco da parte della Flavioni con Chiara Banamano, passaggio di Martina Crosta che con l'indice sinistro indica lo schema ai suoi compagni, si trovano alla sua sinistra. Pacifico in questo momento in piedi e rimane abbastanza assorto nei confronti della partita. Bartoli, stoppata pallavolistica da parte di Colombo per quanto riguarda lo terzo. L'attacco di Balzano, Duran va addosso Chiara Banamano, il gol ancora da parte di Arasai Duran e siamo 8-3. Niente, non la fermano nemmeno con le cannonate. Duran adesso riceve i complimenti da parte di Balzano.
Faioni che prova ad andare ancora in attacco, la formazione con le maglie grigie. Martina Arrosta, Faioni un po' che non riesce ad esprimersi, ma è un po' dentro Bulache per le giallo-blu. Chiara Bonamano, il passaggio per Martina Arrosta, davanti c'è Francesconi, Chiara Bonamano allarga per Sheila Hiraldo. Sheila Hiraldo, l'esultanza da parte della giocatrice l'anno scorso ha giocato in Francia, doppietta di Hiraldo, la palla in mezzo pugliese, subisce il fallo da parte della Flavioni. Due reti già per Sheila Hiraldo in questa partita, nella sua prima gara, nuova avventura con la Flavioni. Poi c'è anche giocato il torneo panamericano con la nazionale portoricana. Duran, Bulaga non l'ha nemmeno vista, il tiro di Rauli, ancora palo, conquistato, colpito dallo terzo, lancia l'azione, Bulaga vestita di verde, il passaggio per Chiara Bonamano che si va tutto il campo in mezzo e frazione di passi da parte di Chiara Bonamano sul fallo per cui attacca la parte della Faioni, che può andare ancora ad avanzare fra poco. Scavalleremo per quanto riguarda questo primo tempo. Faioni che è sotto di 4 in questo momento con Chiara Bonamano, va all'attacco la formazione di Patrizio Pacifico. Hiraldo, Crosta in mezzo, Francesconi, scappata forse questa palla e poi il fallo tattico di Martina Crosta. Attacco di pugliese da quest'altra parte, gol di Francesca Lolli che prima aveva sbagliato, questa volta invece segna la giocatrice con la maglia numero 24, classe 98, originaria di Mesagna in provincia di Brindisi. Bartoli, Hiraldo, Crosta, ancora indica lo schema Martina Arrosta, la classe 93, attacco sulla sinistra da parte della Flavioni, Martina Arrosta, Chiara Bonamano, Martina Arrosta, arriva, rimorchiano Giulia Francesconi per andare a conquistare spazio, Chiara Bonamano, spazio Chiara Bonamano, è il gol della Flavioni, siamo 9-5 con la rete da parte del Verme Solidario, gli applausi da parte di Maurizio Pronunzio. Sì, grande gol nel frattempo dello terzo, della solita Duran. Sì. Dicevo, gran bel gol costruito da Chiara Bonamano col suo mancino. Il problema è contenere in difesa la cubana Duran. Bisogna che trovare una soluzione difensiva. Io avrei già, non voglio mettermi nei panni di Pacifico per carità, però avrei già magari predisposto un marcamento più ferreo e addirittura se non a uomo sulla giocatrice più importante che attualmente sta facendo la differenza. Sì, Oderzo che avanti di 5 e Duran già ne ha fatti 6 e quindi che sono abbastanza evidente. Frattempo Enrica Bartoli accorcia le distanze, siamo 10-6 con la rete da parte di Rumore Bianco che porta la Faioni a meno 4. Cambio nello terzo, fuori Balzano e dentro Gherlenda, l'ha intervistata dal TG3 Veneto nei giorni scorsi. Duran, attacco sulla destra, attacco lento, un altro cambio, un po' fuori il tiro effettuato da Duran, entrata in campo anche Vito Bello tra le file dello terzo. L'attacco della Faioni con Hiraldo, c'è Bartoli alla sinistra, nuovamente la guerriera, crosta, la butta via, pallone comodo per Carlotta Pugliese. Duran, passaggio per Colombo, eccola l'ex Cassano Magnago per l'ex Conversano che poi scarica su Anna Gherlenda, che lei in passato ha giocato con il Mestrino ma non l'anno scorso, lei ha dato anche un portafortuna segreto di colore verde, poi scopriremo magari che cos'è. Colombo, Duran, pallone nuovamente per Gherlenda, sulla sinistra c'è fallo ai danni di Sabina Vitobello, la classe 98 chiamata Bia, nello spogliatoio dello terzo. Duran gol e siamo 11-6, non smette di segnare Duran, ne ha già fatti 7. Pallone che deve essere rigiocato da parte della Flavioni dal cerchio di centrocampo quando mancano 12:50 a termine di questo primo tempo. Indicazioni di Pacifico per Andrata Bulache,
però siamo già da quest'altra parte con l'iniziativa da parte di Martina Crosta, passaggio per Chiara Bonamano, ancora terzini e centrale che si spostano questo pallone per mettere in difficoltà il 6 contro 0 eretto da parte dello terzo. Giraldo allarga per Martina Crosta, addosso a Meneghin, ci è arrivato il portiere Opitergino che ha respinto questo pallone. Da quest'altra parte Vito Bello va a terra e riprende questo fallo da Ferretti, forse fallo un po' chiamato da parte di Sabina Vito Bello. Colombo, passaggio per Anna Gerlenda, poi nuovamente Vito Bello, Duran contro Crosta, quest'altra parte passaggio alla destra e gol di Francesca Lolli e siamo 12-6 per lo terzo che inizia a avere un predominio abbastanza evidente. Time out richiesto da Patrizio Pacifico. Maurizio, ma il problema, ripeto, è la difesa, soprattutto la difesa. In attacco un po' troppi errori da 6 metri, specialmente dalle ali, e fisicamente in velocità la Flavione è superiore, sicuramente superiore in velocità. Bisogna essere più determinati in difesa e essere anche un po' più cattive. Poi quest'oggi Maurizio sei in compagnia anche di un amico, vero? Sì, il mio compagno di squadra della Roma Handball, Carlo Rodotà, che è venuto a vedere con me la partita da Roma per dare un'occhiata così un po' alla uno femminile. L'hai portato qui a Cigliecca, insomma. Certamente. È una cosa importante far venire personalità di spessore, tanto Carlo Rodotà, figlio del grande Stefano Rodotà, personaggio uomo di legge che è stato anche candidato come Presidente della Repubblica quando prima che ci fosse il Napolitano bis. Poi qualcosa è successo, vabbè, torniamo a parlare di sport, di palla a mano che è sicuramente meglio, la Faioni può tornare ad andare in attacco, 11:50 al termine di questo primo tempo, adesso in campo Ferretti, che era Bonamano, Giraldo, Francesconi, Maruzzella, Bartoli e tra i pali c'è Andrada Bulaga, ecco il ritorno in campo da parte di Erika Maruzzella davanti a pubblico amico del Palasport in Solera da Magnini, è andata Anna Giulia Francesconi Ala e Enrica Bartoli terzino. Il suo ruolo naturale, sì. Terzino sinistro e la Sheila. Abbiamo detto. In centrale. Ed è ancora l'attacco di Giraldo Bartoli. Addosso ancora a Meneghin che si allunga e recupera questo pallone in 2-3 tempi. 11:20 da giocare, attacco da parte dello terzo. Chiara Bonamano con tutti i suoi muscoli addosso all'avversaria. Colombo, Duran. Passaggio all'ala sinistra dove c'è Vito Bello, scivola il pallone a Duran, è umana anche lei, insomma, è il primo errore che fa forse in questa partita. Duran, ecco, sono cosciente di quello che ho detto, ha segnato Duran, 13-6, ancora una rete da parte della giocatrice cubana, a terra Giraldo. Per quanto riguarda la Faioni, questo match che state seguendo con gli occhi di Francesco Massarelli e Giordano Bonifazio, ormai sempre più appassionati della pallamano. Giraldo, la guerriera per rumore bianco, Riga Bartoli, Chiara Bonamano e fallo in attacco, credo passi fischiato a Chiara Bonamano, l'attacco da questa parte, da parte dello terzo con Vito Bello da dietro a cercare di fare fallo Crosta, palla che passa sotto le gambe, il gol di Anna Gerlenda per il 14-6. Flaioni che sì, un passivo molto importante quello che stiamo vedendo in questo momento, 8 gol di scarto, vero peccato. Anche perché la Flavioni in attacco è molto, in maniera molto rapida cerca di arrivare alla conclusione e chiaramente la difesa non è sottoposta a un'azione continua, diventa difficile trovare il gol in queste situazioni. Vediamo se cambierà qualcosa in questo finale del primo tempo, visto che mancano meno di 10 minuti. Sull'ala sinistra la Faioni, passaggio per Bartoli, Giraldo, Sheila! Giraldo! E l'ammonizione per una giocatrice dello terzo, Bulache! Ma c'è il rigore! Rigore inutile, la parata di Bulache! Dopo il gol che c'è stato da parte di Giraldo, siamo 14-7 per quanto riguarda il punteggio di questa partita. Duran cerca il suo nono gol in questa match. Rete del 15-7. Ha già finito i posti Duran
nel mio cartellino. Ne ha già segnati 9, la prima volta che accade nel primo tempo, con la giocatrice finisce la postazione dei gol. Dentro nuovamente in campo Ramassotti al posto di Bulache. Bulache sta comunque prendendo spazio all'interno di questa Flavioni. Hidalgo dietro per Bartoli, ancora il 6-0 da parte dello terzo. Sheila Hidalgo allaga le braccia, sono io Sheila, il gol del 15-8 realizzato dalla guerriera. Guardate adesso gli applausi da parte del pubblico del Palasport in Solera Tamagnini nei confronti della guerriera. Si fa subito vedere tutti i giorni che ha dovuto aspettare prima di prendere tutti gli aerei da Porto Rico a Miami, Miami Lisbona, Lisbona Roma e poi Roma Civitavecchia. Un lungo viaggio che è durato 2 giorni prima di venire qua, dove aveva aspettato settimane tutto il tesseramento, doveva giocare già sabato scorso. Duran, alto il tiro di Duran, e permetteteci questa sospirazione dopo aver visto, dopo i 9 gol che ha infilato nella porta della Faioni, la grinta anche della gatta nera, la vecchia Neda, Romina Ramassotti, fuori Chiara Bonamano, dentro c'è Martina Crosta, la Faioni prova ad andare all'attacco, 7 gol da recuperare in questa sfida. Adesso abbraccia la Conserte Angelo Bufardeci, Crosta Hidalgo, posizione di centrale, giocatrice un po' versatile, quasi da utility back del rugby. Nuovamente Hidalgo allaga per Bartoli, il tiro di Anna Giulia, Francesconi, meno 6 per la Faioni, ancora protagonista Anna Giulia Francesconi che ne ha fatti 5 2 settimane fa contro il Salerno. Si è fermato il gioco, time out, richiesto da coach Angelo Bufardeci. Ci vuole un po' di grinta, un po' di voglia di vincere, insomma, di riprendersi. La grinta non manca sicuramente, è un po' di determinazione nei tiri, in certi tiri. Adesso, ecco, le ultime 2-3 azioni sono state condotte con più convinzione, per cui il tiro è stato più preciso, più verso i pali, e chiaramente è stata finalizzata in maniera positiva. Mancano 7-15 al termine di questo primo tempo. Faioni che ha recuperato un paio di gol, era sotto di 8 reti fino a un paio di minuti fa, adesso ne ha segnati 2, quindi piccolo mini break di 2-0. Timeout, come detto, richiesto da Angelo Bufardeci, tecnico di Siracusa, un tecnico molto appassionato della pallamano, che crede molto nel lavoro, la perseveranza, protagonista della promozione nella scorsa stagione della squadra Opitergina in Serie A1. Squadra che ha dominato il campionato, prima il girone del Nord-Est e poi alla Final Six di Chieti, proprio dove la Faioni 2 anni fa conquistò la promozione in Serie A1. Si può riprendere a giocare, la promozione rimane la stessa per quanto riguarda la compagine diretta da Patrizio Civico. Adesso il coro da parte del pubblico, sostenete le giocatrici giallo-blu. Si può riprendere a giocare con il pallone che è nelle mani di Carlotta Pugliese. È arrivata a difesa uomo sulla Duran, come già dicevo da qualche minuto. E c'è Hidalgo, come pensavo e speravo nel prepartita. Quindi scontro tutto nordamericano. Pallone per Romina Ramassotti, l'ha sbagliata Duran. Con sospiro e sollievo del pubblico, e sentite chiaramente nel sottofondo. Da questa parte Anna Giulia, Francesconi sul palo e Federica Ferretti, il gol di Calimero sulla seconda palla, realizzazione da parte del 15-10 della giocatrice classe 98, che è andata ad accorciare le distanze. 6-30 al termine di questo primo tempo. Guardate, attacco addosso di Hidalgo su Duran. Da quest'altra parte il tiro Ramassotti, fallo ai danni di Vito Bello da parte di Crosta. Pallone ancora per le giallonere, da dietro poi ancora davanti Pugliese che sbaglia il passaggio di ritorno, che lotta con Ferretti a terra, Ferretti e Vito Bello. Ancora partita incisiva, lottata chiaramente, 9 minuti importanti. Vediamo se ci sarà un tiro franco, non c'è. Pallone in mezzo Hidalgo con il braccio destro, la palla rimane comunque per lo terzo. Fallo di Maruzzella
e chiede scusa, è andata chiaramente sulle spalle dell'avversaria. Può giocare Loderzo. Marcata uomo, la Duran si è dovuta posizionare in pivot. Trappa rigore e fuori Ferretti per 2 minuti. Si è arrabbiato come una iena Patrizio Pacifico dalla panchina. Prima inferiorità numerica per la Faioni in questa partita. Duran contro Ramassotti. Fuori! Se la ride! Eccesso di confidenza di Duran che la mette fuori. Qualche fisco anche da parte del pubblico, insomma, forse un po' accettabile questa situazione. Fuori Manuzzella e dentro Marabona Mano. Per quanto riguarda la Faioni, cerca di centellinarla il tecnico Pacifico, visto che sta recuperando dall'infortunio al crociato che ha, visto che ha subito l'operazione lo scorso maggio dopo che è stata ferma per 3 mesi della scorsa stagione. Marabona Mano, cuore di mamma, va a terra, la recupera, scivola anche il pallone, crosta Iraldo. Eccola la Caraibica, tutta l'altra parte, fuori Enrico Bartoli e c'è il rigore per la Faioni, rigore conquistato da Enrico Bartoli. Ma che giocata da parte di Sheila Iraldo che si è messa subito in luce. Va Iraldo, eccola la Caraibica per battere questo tiro dai 7 metri. 4:35 da giocare, 5 gol da recuperare, Iraldo contro Meneghin. Meneghin ci arriva, l'esultanza da parte dello terzo, siamo affranti qua in tribuna dopo questo rigore sbagliato. Questa è una brutta notizia per la Flavioni, però è un momento in cui poteva forse recuperare qualcosa allo terzo. Tiro gol da parte dello terzo con Sabina Vitobello e siamo 16-10. Vero peccato. Gol sbagliato da parte, gol segnato dall'altra. Sì, potevamo andare 4 sotto, siamo andati 6 sotto per 2 errori, diciamo, gratuiti, tra virgolette. Attacco da parte della Faioni, vediamo se può riprendersi la squadra Civitavecchiese. Questo momento che è tornato a essere difficile. Ferretti avrà un po' di ghiaccio dalla panchina. C'è Enrico Bartoli, Iraldo, Sheila Iraldo, allaga, Martina Costa, Meneghin, ha parato pure questa, sta parando tutto Meneghin, un po' aiutando un po' dei giocatrici delle Faioni, però sta facendo una grande partita. Grande azione di Martina Costa che in velocità ha preso il pallone con una mano che è difficilissima e ha tirato. L'unica cosa che purtroppo ha sbagliato, ma era gol di Colombo nel frattempo. Era difficile, doveva incrociare il tiro. Ha tirato sul primo palo, invece doveva incrociare il secondo. Bartoli, passaggio per Iraldo, 7 gol sotto la Faioni. Sheila Iraldo! Ancora l'esultanza da parte della guerriera. Quinta rete per lei in questa partita. Peccato per quel rigore sbagliato che poteva cambiare gli equilibri di questa partita. Poteva essere sotto di 4 la formazione di Patrizio Pacifico. Fuori Chiara Panamano, il frappo per la Faioni. E dentro nuovamente Federica Ferretti che si è sistemata sull'ala sinistra. Va a terra una giocatrice dello terzo, il gol di Sabrina Colombo. Siamo 18-11. Tanti gol in questo primo tempo, già 29 in 28 minuti. Faioni che prova a riportarsi all'attacco, però sempre più difficile la missione della squadra Civitavecchiese. Sheila Heraldo, Enrica Bartoli, Martina Rosta, Chiara Bonamano, il verme solitario, Anna Giulia Francesco in posizione di pivot, ancora pallone giocato da parte di Martina Crosta, passaggio per Chiara Bonamano, Martina Crosta la mette per Sheila Heraldo, Crosta prova ad avanzare di prima, Bonamano, Ferretti, Federica Ferretti, è il gol del 12-18, 2 reti per Ferretti che è andata fuori in precedenza per l'inferiorità numerica. Balzano e Colombo, Heraldo altissima, siamo a quasi 20 metri dalla porta ma non la fanno passare. Pallone per Vitobello, da questa parte Colombo, ancora l'attacco da parte dello terzo, a terra con i piedi il rigore, rigore fuori 2 minuti Enrico Bartoli, così come accaduto sabato scorso a Casalgrande. Bartoli va fuori, è andata fuori per 3 volte a Casalgrande e poi è stata espulsa al 10° del secondo tempo. Pacifico, non ho capito forse se ce l'ha con l'arbitro, se ce l'ha con Bartoli, forse più con l'arbitro. Rigore per Duran, alla 6 Duran, la prima l'ha perdonata, la seconda no,
e ha segnato il gol del 19-12. Per quanto riguarda lo terzo, che è avanti nuovamente di 7, così come è accaduto qualche minuto fa. Mancano 85 secondi al termine di questo primo tempo. Ferretti, Garabana mano, Giraldo, Partina, Rosta. Attacco lento da parte della squadra di casa. Va bene, perché dovrebbe essere un attacco lungo per cercare di arrivare al tiro proprio in prossimità della fine del primo tempo. Rosta, Martina, Rosta, 13-19 la situazione di questa partita. Seconda rete per Martina Rosta in questo match. Attacco dello terzo, tiro, traversa il rigore. Rigore conquistato da Sabrina Colombo. C'era o no questo rigore? Ma secondo me è molto dubbio, però anche perché il portiere ha lasciato, l'arbitro ha lasciato il continuare il gioco, secondo me io non l'avrei fischiato. Ancora un gol di Duran, siamo 20-13 per lo terzo. Ha già segnato 11 gol, su 20 gol ne ha fatti 11 Duran. Questa è la spiegazione di questo match, insomma la giocatrice che risposta Sile, quelli primi come Bonucci. Rosta, Giraldo, da questa parte Chiara Bonamano, fermata, Giraldo, adesso marcatura alta su di lei, forse si vendicano quelle dello terzo. E il primo tempo finisce qui, Taglioni sotto per 20-13 nei confronti dello terzo, Maurizio. Vabbè, la partita, gli equilibri della partita si riassumono sul gioco della cubana Duran. Diciamo che ha un tiro impressionante, raramente parabile, e avrei, ecco, ripeto, forse l'avrei marcata uomo prima ed essere un po' più aggressiva sulle altre in difesa, però diciamo che ci può stare anche questa fase di studio, marcando diciamo normalmente tutti sui 6 metri. In attacco abbiamo avuto i primi 10 minuti problemi nel tiro dai 6 metri con le ali soprattutto, e ecco i 7 gol di differenza. Potremmo stare tranquillamente a meno 3, meno 4 senza questi errori. E ci vediamo tra poco anche per commentare il secondo tempo di questa partita tra Faioni e Doterzo. Vedo Paravani. Tosto, siete pronti? Siete pronti? Siete tornati in collegamento con il Palasport in Solera da Magnini per questa gara tra Faioni e Doterzo. Il primo possesso sarà per la formazione di Angelo Bufardeci, che è avanti di 7 gol, 20-13 nel corso del primo tempo, grazie soprattutto a una prestazione magnifica, incredibile da parte della Sai Duran, che ha segnato 11 dei 20 gol da parte delle Venete. Tutto è pronto, pallone tra le mani di Carlotta Pugliese, il via è arrivato, si può giocare con l'attacco da parte della squadra di Bufardeci. Il tecnico siracusano segue in piedi a braccia concerte, invece seduto coach pacifico con la presidentessa, la nonna Corla. L'attacco di Duran, passaggio arretrato verso Balzano alla destra, l'attacco dello terzo con il tiro di Damassotti, parato da Damassotti, conclusione di Pizzol, anche campionessa di rally, non solo di pallamano, anzi soprattutto campionessa di rally in passato, Sherry Diana Pizzol. Francesconi, passaggio per Martina Rosta, la classe 93 con l'attacco da Faioni. Vediamo anche Barton andare a sistemarsi sull'ala sinistra, eccola la caraibica, Sheila Heraldo, Chiara Bonamano, Martina Rosta, Sheila Heraldo, Chiara Bonamano, il verme solidario, nuovamente per la guerriera, arriva anche Anna Giulia Francesconi, posizione di pivot, Chiara Bonamano prova a centrarsi a cercare la parte, il tiro, Chiara Bonamano, è il gol del 20-14, la prima rete di questo secondo tempo, la seconda per Chiara Bonamano durante questa partita, il tiro e la rete confezionata da Sabrina Colombo, che va per il 21-14, non benissimo, mio parere qui, Ramassotti, che poteva fare meglio. Giraldo, passaggio per Martina Rosta, nuovamente Sheila Giraldo, Chiara Bonamano, Giraldo a posizione di centrale, allarga per Martina Rosta, Anna Giulia Francesconi, c'è anche Enrica Bartoli, e pallone per Martina Rosta, addosso a Meneghin, ancora una parata da parte di Meneghin, la palla è comunque per la Faioni perché la deviazione è stata in fallo laterale, non in fallo di fondo.
Martina Arrosta, profondo rosso, Hiraldo, la piccola Femi Ferraia, la Giulia Francesco, Hiraldo prova il tiro ma non lo va. Chiara Panamano va a terra e Federica Ferretti, il gol del 21-15 e anche l'espulsione temporanea di Vito Bello. Ferretti realizza il tris, lei che sabato scorso ha fatto 4 gol a Casalgrande, sempre stando ai dati che arrivano dai siti, insomma, perché 2 settimane fa è stato detto che Bulac aveva fatto 5 gol, poi in realtà così non è stato, li ha segnati Anna Giulia Francesconi. Va ancora in avanti Loderzo, gli applausi a parte per il suo civico, a dare il ritmo, pallone per Loderzo, va a terra Roberta Balzano, la giocatrice, il capitano della squadra opitergina, terzino che gioca, che ha giocato per 12 anni tra le file dell'Oderzo, qui una giocatrice di assoluto valore per questa formazione che ha seguito sia in seconda divisione che in A1. Fallo in attacco da parte dell'Oderzo, la palla è per la Faioni che prova ad andare in attacco. Hiraldo Rosta, Bartoli non può prendere questo pallone, c'è il rumore bianco, ecco la classe 86, la fisioterapista, l'altro quest'oggi nella Sartorelli Aspi di pallavolo, manca Lorenzo Brunelli perché è impegnato come fisioterapista della nazionale italiana di pallamano maschile. Questa è una piccola notizia, la pallamano che porta via qualcosa alla pallavolo. Attacco adesso da parte dell'Oderzo con Alassai Duran, eccola, guardate con il suo laccetto fucsia. Duran, tutta addosso a lei, tutta addosso a lei, la palla da questa parte, prova a giocarla una giocatrice ospite, si tratta di Colombo che poi va a terra, conquista il fallo effettuato da parte della Faioni che va a sistemarsi con tutte le sei giocatrici di movimento, vedete con le braccia alte ad evitare il tiro franco da parte di Duran che ci prova e gol. Niente, non si riesce nemmeno così a fermare Duran e siamo 22-15. 12° gol per Duran in questa partita, realizza la rete del 22-15, palla per la Hiraldo, 22-15, punteggio di 2-2 in questo secondo tempo. Hiraldo, palo clamoroso di Hiraldo, forse ho visto la direzione da parte di Meneghin, così se non ho visto male dovrebbe esserci stata. Attacco da parte dell'Oderzo, vediamo che indica l'arbitro, c'è una parte del campo che è bagnata e quindi va sistemata, nel frattempo si accinge ad entrare nuovamente in campo Rauli, diciamo protagonista Meneghin di questa partita, lei ha anche fatto parte della nazionale e ha giocato con Martina Rosta a Padova per la gara di qualificazione mondiale, spareggio playoff tra Italia e Serbia con Meneghin che ha anche giocato una piccola parte di questa partita nel finale, la classe 94, tornata in squadra quest'anno tra le file dell'Oderzo dopo 6 anni di assenza in cui ha giocato come detto col Cassano Magnago, considerata Meneghin uno dei migliori portieri d'Italia e insomma oggi l'ha dimostrato, non forse ai livelli di Brewster però siamo lì vicino. L'Oderzo prova a giocarla con Balzano, poi c'è Rauli, Balzano scivola il pallone, è lì Chiara Palamano che recupera questo pallone, Federica Ferretti è velocissima, Calimero, passi da parte di Calimero, quindi il pallone è per l'Oderzo che può andare nuovamente ad avanzare, a cercare di andare a fare filtro sotto la porta di Rovina Ramassotti, controlla tutto con la mano sul palo, si arrabbia Pacifico, Vani Mosce ha visto il tecnico Civitavecchiese, pallone per Rauli. E poi la spinta viene fermato, il gioco da parte di Anna Giulia Francesconi, fallo non c'è stato, guardate la marcatura altissima di Hiraldo a 20 metri dalla porta, Duran non può più passare, è un fallo da parte delle Civitavecchiesi, costringono l'Oderzo nuovamente ad andare a giocare, poi il gol dall'esterno con Sabina Vitobello e siamo 23-15 per le ospiti, da questa parte Enrica Bartoli e Enrica Bartoli, viene dato il gol, gol, bel gol da parte di Enrica Bartoli che ci ha creduto fino all'ultimo dimostrando anche lei di essere una guerriera così come Sheila Hiraldo e siamo 23-16 per Bartoli, è il secondo gol in questa partita, sono passati 5 minuti e mezzo dall'inizio di questo match, volevo chiedere a Maurizio se aveva mai visto o da quanto che non vedeva una marcatura a 20 metri dalla porta.
Allora, in campo, diciamo, femminile, sinceramente da tanto tempo. In campo maschile capita più di frequente. Certo, marcare a uomo, diciamo, tra virgolette, per un tecnico è un po' una sconfitta di tutto il, per tutto il lavoro difensivo che si fa, no? Fuori per due minuti una giocatrice dell'Oderzo, Rauli. Però ci sta che spesso, ecco, in questi casi è necessario un marcamento a uomo o almeno una difesa, preparare una difesa molto aggressiva come può essere una 3-2-1 della palla a mano che arriva molto alta verso, verso l'attacco avversario. Subita numerica per la Faioni, è dentro Di Luca e con le sue bastonate può fare male all'Oderzo. Vediamo come si sviluppa questa azione. Sceglie Heraldo, passaggio per Enrica Bartoli, è pronta anche Mara Bonamano, forse entrare in campo, vediamo cosa accadrà nei prossimi minuti. Vetto sta, questo momento forse può essere importante per cercare di recuperare qualche gol. Crosta e il fallo su di lei, fermata. Quando stanno uno in più devono giocare non in questo modo ma facendo uno scalare, partendo da, una, da un'ala e arrivando all'altra, come in questo caso. Ferretti colpisce il palo, può essere il suo quarto gol questa partita ed eguagliare le quattro reti trovate sabato scorso a Casalgrande. Cambio tra le file dell'Oderzo, dentro anche un'altra giocatrice, si tratta di Lolli. Per quanto riguarda le Opitergine, Oderzo, cittadina di 20.000 abitanti, vicina al confine con il Friuli, provincia di Treviso, ricordiamoci. Oderzo prova a giocarla, a svilupparla sulla fascia destra e il fallo di Bartoli, altrimenti Francesconi vuole prendere il pallone e andare in porta, un vero peccato per la Faioni con il fallo commesso dalla classe 86. Balzano, sbaglia tutto Balzano e la palla è per la Faioni con Enrica Bartoli, Martina Rosta, anche lei marcata molto alta. Ma la conoscono Martina Crosta, Crosta, Di Luca, la palla è per Sheila, Hiraldo, 23-17 la situazione, è il sesto gol da parte di Sheila Hiraldo. Che questo dimostra... gesto tecnico si chiama semi-eret. Oh, questo l'hai detto tu, adesso dà lezione forse anche a tutto il pubblico del Palasport, Maurizio Pronunzio, diciamo così scherzosamente, anche a Chicca Fanelli che è vicino a noi per guardare questa partita, purtroppo solamente a guardare visto che è infortunata. Vediamo se tornerà presto, attenzione a questa parte, Federica Ferretti, no. Meneghin ha parato pure questa, Babi Meneghin, e Ferretti se l'è mangiata, però dobbiamo dirlo. Pallone che sarà per la Faioni che può andare ancora in attacco, crosta sull'ala, se l'è mangiata Maurizio? Se l'è mangiata? Sì, diciamo che ha avuto la paura del gol. È semplicemente questo. Non servono disposizioni tecniche come quelle che ha fatto in precedenza, diciamo così. Per chiudere la situazione, Sheila Hiraldo, Enrica Bartoli, la guerriera, Sven Benassi, Hiraldo. Attacca con il destro verso Enrica Bartoli, Martina Crosta, Hiraldo, finta il tiro, passaggio per Crosta, l'arco la mette per Bartoli, Meneghin con le gambe, l'ha tenuto le gambe chiuse, non è andato a pelle d'orso. Il portiere ospite, portiere della nazionale italiana, abbiamo detto in precedenza. Balzano. Vuoi sapere la differenza tra eret e semi-eret? Sì. Sì. Allora, l'eret, il tiro in eret è quando il corpo del tiratore è assolutamente parallelo rispetto al terreno. Dunque in tuffo, parallelo, steso, in alto rispetto al terreno. Il semi-eret è quando le gambe sono perpendicolari al terreno in elevazione e il busto è piegato a 90 gradi parallelamente al terreno. Ok, se, segnalo tutta questa, poi dopo faremo un filmato a parte, magari lo carichiamo così per spiegare la didattica della palla a mano. Purtroppo il gioco è fermo. Diciamo che l'eret è quasi per gente che proviene dalla ginnastica artistica. Ecco, ginnastica artistica che in Serie A 1 come la pallamano ci è chiesa, insomma, qui c'è questa piccola sincrasia e gol purtroppo da parte dell'Oderzo realizzato da Sabina Vitobello e siamo 24-17, anche lei protagonista di questa partita, Vitobello. Nel frattempo credo siamo nuovamente in parità numerica, fuori Ferretti e dentro Chiara Bonamano, cambia la mancina coach Pacifico, Di Luca, Hiraldo. Pallone nuovamente per Hiraldo, c'è una differenza di molti centimetri tra Di Luca e Hiraldo. Ecco,
Sheila Hiraldo, pallone largo per Chiara Panamano, in posizione di ala, dove giocava l'anno scorso, particolarmente vista la presenza di Alexandra Navas. Fischio dell'arbitro, vediamo che accade. Forse è una parte del campo che... no, non è niente, si può riprendere a giocare. 19:40 sul cronometro, rimangono all'appello, sempre 7 gol da recuperare. Sheila Hiraldo crosta, allarga per Enrica Bartoli, Medellin e Francesco Scarino, poco lo butta in porta. Forse era dentro la porta quello che ho visto, però fatto stare non l'ha messa dentro. Pallone per le Venete, la formazione del Trevigiano va in attacco con Balzano, il tiro, gol Roberta Balzano, e siamo 25-17 con la segnatura da parte delle ospiti. Sheila Hiraldo, Martina Rosta, Sheila, poi per Benedetta Di Luca, figlia di Massimiliano Di Luca, che è diventato allenatore della Unioness della CPC. Avevo detto che era stato, ma si era dimesso, adesso è diventato allenatore della Unioness. Fallo ai danni di Anna Giulia Francesconi, guardate, tutta rossa in faccia per le marcature che sta subendo. Enrica Bartoli sull'ala, si gira e si volta, Enrica Bartoli, giro tondo, poi il gol del 18-25, a meno 7, nuovamente la Faioni, una sfruttata, però dobbiamo dirlo, la superiorità numerica, perché era 7 sotto di 7 in precedenza, è sempre sotto di 7 adesso. Rauli, pallone per Lolli, frempo Duran sempre a 20 metri dalla porta. Fallo di Chiara Bonamano, che tenta di mettere un placcaggio rugbistico, dimostra anche di essere forse una giocatrice di rugby. Chiara Bonamano domani servirebbe a CRC, visto che ha 11 indisponibili per la gara di Bologna. Attacco da parte dello terzo, il pallone dietro per Rauli, Rauli è sola, andata addosso a Rauli, il fallo su Carolina Rauli, molto lenta, per sì, cui sono riuscita a recuperare. Giocatrice ex Mestrino nella scorsa stagione. Duran, occhio, Rauli allarga, pallone per Lolli, Duran, tutti addosso a Duran, e poi viene fermata la cubana. Occhio al tiro franco che non arriva, anche perché poi non va da Duran. Fallo di Benedetta Di Luca, ancora possesso per lo terzo, Faioni che ha rischiato di prendere rigore. Duran crosta con la maglia in bocca e il contropiede di Chiara Bonamano, che traversa, ma che qua traversa trovata di Chiara Bonamano, poteva essere una situazione importante, doveva essere anche sfruttata meglio, era in elevazione, è andata una specie di pallonetto, sbaglia il pallone lo terzo da Faioni. Tutte occasioni che dovremmo sfruttare con i gol queste. Duran, Bartoli, palo, un altro palo, qua è sfortuna, prima no, ma qua è sfortuna. È ancora una situazione che sta incidendo. Dobbiamo essere a meno 5 in un minuto di partita. E time out richiesto da coach Angelo Bubartesi, se non sbaglio, perché ho visto indicazione verso il tecnico Opitergino. Questo secondo tempo il parziale è di 5 pari. O verso che era avanti di 7 a termine primo tempo, è sempre avanti di 7 in questo secondo tempo. Vediamo anche i prossimi impegni della Faioni. Sabato prossimo si va a Ferrara al Pala Boschetto per affrontare le Estense che sabato scorso ha perso contro la Terzo. Estense non mi ha fatto sicuramente una grande impressione, partita male sia nel primo tempo che nel secondo, poi si è un po' ripresa la formazione dell'Emilia Romagna. Oderzo che giocherà in casa avrà uno scontro importante contro il Conversano, proprio tra le mura amiche del campo Opitergino. Poi ci sarà il turno infrasettimanale, mercoledì 1 novembre, segnalo anche ai nostri tecnici, 1 novembre in casa e 4 novembre in casa. Faioni che giocherà col Teramo mercoledì 1 novembre 16:30, quindi giorno di festa che non sarà così celebrato, sarà celebrato in campo. E poi il 4 novembre contro il Cassano Magnago, sempre qui a Palasport in Solera Tamagnini. Lo terzo giocherà invece nel derby veneto in trasferta sul campo del Dosso Buono. Tanto prima non è precisa anche il turno infrasettimanale del basket con la Stemar 90 che sta impegnando un altro derby, quello contro la Stella Azzurra di Viterbo. Si vuole prendere a giocare, 16:40 sul cronometro, 25-18 la situazione, con il vantaggio sempre da parte del team dello terzo, che prova adesso ad andare in attacco. Passaggio per Roberta Balzano,
che poi alza questo pallone all'indirizzo di Carolina Rauli, che riprende il pallone, prova a giocare la formazione veneta, ancora in attacco Rauli allarga il pallone per Balzano, Rauli aumenta ad allargare Lolli, Bulache, ci è arrivato il portiere di razza direttamente da Pietranenz, portiere classe 2000, Iraldo, eccola la portoricana per Martina Crosta che palleggia questo pallone, Enrica Bartoli nuovamente profondo rosso, poi Benedetta Di Luca, lo scambio con Sheila Iraldo, avanza nuovamente Benedetta Di Luca, passaggio all'indirizzo di Sheila Iraldo, lo scambio con Martina Crosta, ancora Feoni che prova ad andare in attacco, 15-53 minuti di questa partita, Bartoli ancora all'arrivo da parte di Crosta, Iraldo, la palla a terra, non la prende nessuno, la prende lo terzo con Sabina Vitobello, la classe 98, che anche ha fatto parte della presentativa Nord, che ha partecipato al Trofeo dell'Area 2014, affrontò quella manifestazione le sorelle Michela e Anna Giulia Francesconi. Rauli per Lolli, nuovamente Carolina Rauli alla narrafe, Maria Carolina, la numero 77, passaggio per Balzano, ma viene sbagliato da parte della giocatrice classe 98. Attacco della Faioni con Martina Crosta, Bartoli è solo, riga Bartoli, e siamo 25-19, è il quarto gol di Bartoli in questa partita, il secondo consecutivo per Rumore Bianco. Vediamo se possiamo vedere un finale di partita un pochino più vibrante qui a Palosport in Solera da Magnini, sarebbe difficile recuperare questa partita. Faioni rischia di subire la terza sconfitta consecutiva questo campionato, l'anno scorso arrivò la prima vittoria dopo due giornate in casa contro il Bressanone, il tiro fuori da parte di Balzano, ma l'arbitro cosa indica? Un tocco da parte della difesa della Faioni, quindi angolo per lo terzo. Siamo entrati nella seconda metà di questo secondo tempo, può giocare la compagine giallonera, sempre attacco alto di Iraldo su Duran, pallone per Colombo, paglia lo terzo, la Faioni può andare in attacco con Iraldo, è libera Martina Crosta, due gol nel giro di 30 secondi da parte della Faioni, che è sotto solamente di 5 reti in questo momento. Può essere la fase decisiva di questa partita, Maurizio? Sicuramente sì, se riescono a essere così aggressive in difesa e non sbagliare troppo in attacco, meno 5 a 13 minuti e la partita è recuperabile. Attacco da parte dello terzo, adesso sentite tutto il Palosport in Solera da Magnini che sostiene la squadra per il suo Pacifico. Va in avanti lo terzo con Balzano, Roberta Balzano in mezzo per Carlotta Pugliese, il tiro gol. No. E poi il rigore e poi l'espulsione di Crosta per due minuti. Niente. I due minuti non, secondo me sono esagerati. Purtroppo. Questa è una mattanza forse. Purtroppo il gol è stato, diciamo, voluto fortemente dall'attaccante perché aveva tre difensori addosso e è riuscito in ogni caso a liberarsi. E forse può essere la situazione che sposta totalmente il comando di questa partita in favore dello terzo. Tutte le volte che la Faioni ha avuto un piccolo spiraglio per recuperare questa partita, è arrivata sempre la bastonata da parte delle venete. Faioni che attacca un uomo in meno, Bartoli, Mara buona mano, cuore di mamma per Sheila Heraldo. Eccola numero 22, passaggio per Enrica Bartoli, c'è anche Anna Giulia Francesconi, Faioni che deve andare al tiro possibilmente per evitare di perdere questo pallone. Che succede? L'arbitro indica che deve essere battuto il pallone della linea corteggiata da 9 metri, pallone per Sheila Heraldo che serve Mara buona mano. Eccolo una giocatrice più esperta di questa Faioni che segue la l'iniziativa da parte dei compagni di squadra. Bartoli addosso a Meneghin, la deviazione da parte dell'estremo difensore dello terzo. 12:40 sul cronometro, rimangono al termine di questa partita l'attacco da parte delle maglie gialle, Faioni come detto in maglia grigio scuro, insomma grigio fluo, per anche se io preferivo le gialle l'anno scorso questa piccola preferenza nell'outfit. Il gol di Duran che torna a segnare la rete numero 13 in questa partita da parte di Duran, secondo in questo secondo tempo, scusate il gioco di parole ma non potevo fare altro, secondo gol nella ripresa per Arasai Duran, metto la giocatrice che ha giocato anche in Spagna ma non ha avuto particolare fortuna, la giocatrice cubana. Iraldo allarga per Chiara Bonamano, l'esultanza da parte del Verme Solitario,
21-27 è il gol numero 3 per Chiara Bonamano in questa partita. Risultanza da parte della classe 95. Duran, Balzano, si accentra Balzano, poi sposta il pallone, il fallo ai danni di Sabrina Colombo. La giocatrice la 88, che ha segnato già 13 gol in questo campionato, anzi 12 gol. Fallo ai danni, fallo semplice. Fallo ai danni dello terzo. Duran, attenzione, il tiro, deviazione da parte di Martina Rosta. Bene questa situazione, è un pochino troppo azzardato questo lancio da parte di Andrea Bulaga, che si dispera. Può giocare Loderzo, la palla a sinistra, Balzano gol da parte di Roberta Balzano, espulsione temporanea di Enrica Bartoli. È la seconda per è la prima per Bartoli in questa partita. 28-21 con la rete da parte di Roberta Balzano, che può quindi dare nuovamente il più 7. Niente, da questo più 7 non si toglie mai lo terzo. Recuperato poi la Faglioni in poche circostanze, però meno 5 è stato il punteggio più poi gol fatto, gol sbagliato, finita numerica e lì buonanotte suonatori. Bala Bonamano per Sheila Heraldo, bene per Martina Rosta, allarga il gioco dove c'è Chiara Bonamano. Rosta, Heraldo, la guerriera, Rosta palleggia il pallone profondo rosso, va a servire Chiara Bonamano, Martina Rosta, Mara Bonamano, Anna Giulia Francesconi si infrange il pallone sul palo. Fra poco andremo nell'ultimo terzo di questo secondo tempo, nell'ultimo sesto di questa partita. Può giocare quindi lo terzo, un paio di cambi dentro, dentro anche Gerlenda, ho detto anche l'intervistata al TG regionale del Veneto, TG3 Veneto, assieme a Duran. Balzano, pallone allargato all'indirizzo di Lolli, Balzano, Francesca Roberta Balzano, chiedo scusa. Pallone per Sabrina Colombo, il tiro, palo, dopo il tocco di Bulache e la palla è per la Faglioni. Ottima parata. Buonissimo intervento di Andrea Bulache, che è contento e sorride. Mara Bonamano, Martina Rosta, Mara Bonamano, si distende l'azione della Faglioni per Alassai Duran, Martina Rosta, Mara Bonamano, cuore di mamma, classe 84. Largato il gioco per Angiulia Francesconi, 15 anni di differenza con Mara Bonamano, Martina Rosta con la maglia in bocca, anche questa situazione, Martina Rosta, Mara Bonamano, Sheila Heraldo, Mara Bonamano, vediamo se c'è il tiro, forse il sottomano ci poteva essere per Mara Bonamano. Siamo uno in meno, per cui sì, cerchiamo di prendere falli e far passare il tempo per il rientro della sesta giocatrice. Adesso entra Enrica Bartoli, parità numerica. Vediamo se c'è possibilità di andare con il tiro. Tendista Feoni, non avevo visto che Bartoli stava per entrare in campo. Crosta, Mara Bonamano, Sheila Heraldo, la portoricana! E praticamente l'ha tirata per Chiara Bonamano. Sheila Heraldo, 22-28, la segnatura ancora da parte. Questo gesto tecnico si chiama tiro sottomano con esclusivamente di polso. Questo l'ho imparato perché un paio di anni fa la partita Faglioni Guardaghele, c'è una giocatrice Guardaghele che ha fatto per tutta la partita lo stesso tiro, per cui l'ho imparato subito. Attacco da parte dello terzo con la spinta delle giallonere che vanno a caccia, il terzo successo su 3 in questo campionato, la rete di Sabina Vitobello, 22-29. Quarta rete per Vitobello in questo match. Martina Rosta, rigore chiaro per la Faglioni e fuori per 2 minuti Anna Gerlenda, che quindi fa andare con la giocatrice in meno le sue compagne di squadra per i prossimi 2 minuti. C'è Enrica Bartoli, chi batte il rigore lascia il pallone tutti a Bartoli, nessuno vuole battere il rigore, c'è solo Bartoli pronta per andare all'esecuzione contro Meneghin. Enrica Bartoli, palo gol e la rete della Faglioni per il 23-29, è la segnatura numero 5 per Enrica Bartoli in questa partita, che torna ai suoi standard abituali. Duran, Heraldo cerca il pallone in tutte le maniere, guardate che scontro, tutto centroamericano, forse caraibico, adesso
non mi ricordo se Cuba e nei Caraibi. Cuba e Caraibi. Oh, gol però da parte di Sabrina Colombo e siamo 30-23. Pallone per Riga Bartoli, sì. Riga Bartoli, 24-30, rete numero 6 per Riga Bartoli in questa partita, che è top scorer forse? No, in realtà top scorer è Iraldo con 7 reti, 7 reti per Iraldo, 6 per Riga Bartoli, 7 minuti da giocare invece in questa partita. Lo gioca allo terzo, il fallo in attacco, quindi passi da parte dell'Oderzo. Ferretti, che ha preso Ferretti, passa sta palla, niente, non riesce a passare, pallone semplice per la Faioni, pareggio inutile, si è stata diciamo bloccata dal difensore, errore di gioventù da parte di Federica Ferretti, inesperienza per quanto riguarda la massima divisione. Martina Arrosta, 6 minuti e mezzo da giocare. Martina Arrosta, dopo il passaggio effettuato da Chiara Bonamano, Enrica Bartoli, Sheila Eraldo, Martina Arrosta, ribattuto e sfondamento da parte di Martina Arrosta, se non sbaglio. E quindi è proprio pallone per le giocatrici allenate da Angelo Bufardeci. 6 e 10 sul cronometro, pubblico che segue con concentrazione queste fasi finali di questa partita. C'è il pallone per Francesca Lolli, poi Roberta Balzano che va a giocare, la Balzano è solo a gol di Roberta Balzano, il suo quarto gol in questa partita e il più 7 nuovamente da parte dell'Oderzo. Si interrompe il gioco, time out richiesto da coach Patrizio Pacifico e quindi chiama a rapporto le sue giocatrici. Partita ormai in ghiaccio per quanto riguarda il palosport in Solea da Magnini, con l'Oderzo che è vicinissimo a conquistare la sua terza vittoria consecutiva. Faioni che invece deve arrendersi molto probabilmente per la terza volta in questo campionato. Siamo a commentare questa partita, insomma non credo che possa esserci in rigore da parte della Faioni. 6 minuti circa alla fine della partita, recuperare 7 gol è quasi diciamo un'impresa titanica, anche perché nei momenti diciamo di miglior attacco della Flavioni ci sono poi alcuni errori che determinano in ogni caso il punteggio ritorna sempre intorno ai 7-8 gol di scarto, 6 gol di scarto. Cosa dobbiamo portare via da questa partita? Sicuramente un pensiero sulla difesa, lavorare sulla difesa con altri metodi. Non metodi di allenamento ma metodi di gioco, ossia preparare anche la difesa, visto che anche l'altezza è un'altezza medio-bassa delle nostre giocatrici, preparare una difesa più profonda, sia a uomo come in questo caso, sia anche una 3-2-1 da applicare con squadre del genere. Cioè l'Oderzo non è una squadra velocissima, è una squadra che ha tre terzini che tirano diciamo prevalentemente da lontano e non sono velocissime, sono abbastanza lente per le nostre, quindi bisogna anche preparare la squadra con una difesa più avanzata come può essere una 3-2-1. Si riprende a giocare durante il periodo di pausa, Riga Bartoli si è fatta sistemare, diciamo così, il ginocchio destro da parte del medico Marco Marras. Attacca parte della Faioni con Sheila Hiraldo, Mara Bonamano, impostare l'azione con i suoi doti di playmaker, fa il passaggio nei confronti di Sheila Hiraldo, arriva da dietro anche Chiara Bonamano col suo sinistro, Meneghin, si sente proprio lo scocco da parte delle mani di Barbara Meneghin che va a recuperare il pallone, il portiere Opitergino, giocatrice che è stata anche vice campione d'Italia con il Cassano Magnago Under 18, è stata anche miglior portiere delle finali nazionali. C'è Balzano, passaggio per Colombo, ancora lo scambio tra le giallo-nere che vengono in avanti con Balzano, Balzano a spazio, tutti a cercare di rubare il pallone e poi il gol da parte di Sabrina Colombo, 24-31, cambia ancora il punteggio qui, 32 chiedo scusa, non è ancora stato aggiornato il punteggio del tabellone, 8 gol di vantaggio per l'Oderzo, abbiamo visto una marea di gol in questa partita, sono ben 56 in 56 minuti perché mancano 4 al termine, qui sono 56. Chiara Bonamano, Mara Bonamano, perdono il pallone quelle della Faioni, possesso giallo-nero, recuperato il pallone da Sabrina Colombo,
palleggia il pallone lo terzo, il passaggio è per Anna Gerlenda, entrata in campo dopo l'espulsione temporanea. C'è Balzano, va fuori nel frattempo Vito Bello, dentro anche Lorenzon tra le file venete. Lorenzon fino a questo momento non l'abbiamo vista in campo, almeno credo. E Anna Gerlenda, il tiro, se la butta dentro Bulaghe, non benissimo assolutamente qui Bulaghe, infortunio da parte del portiere italo-rumeno, la rete da parte di Anna Gerlenda, 24-33 la situazione in questo preciso momento, fuori Bulaghe, dentro Ramassotti tra le file giallo-blu, 3-50 per questa partita, dentro Di Luca e fuori Francesconi, dentro anche Spizzico. Ci sono stati in questa partita Memole, a classe 2001, che va a posizione di pivot. Hidalgo, Di Luca, Sheila Hidalgo, mano a buona mano. Enrica Bartoli per la sua compagna di squadra, Hidalgo, Di Luca, allarga Ferretti, Calimero, Hidalgo la recupera in qualche modo da terra. Alzata la mano per il passivo, deve tirare già il secondo passaggio, Hidalgo il tiro, deviazione di Meneghin, quasi da portiere di calcio, e poi il fallo ai danni della Faioni. Passivo non c'è più perché è stato effettuato il tiro. Mano a buona mano, Enrica Bartoli, 3 minuti al termine, Enrica Bartoli dietro, mano a buona mano, va con sottomano, la parata da parte di Barbara Meneghin, che si oppone per l'ennesima volta. Che libertà clamorosamente, gol di Sabrina Colombo, 24-34, 10 gol di vantaggio, pazzesca questa situazione. Adesso la Faioni ha un po' mollato il campo, 3 gol di break per le giallonere. 10 gol di scarto a 2 minuti e 30 dal termine della partita, diciamo che anche psicologicamente le ragazze della Faioni hanno risentito di questo break. Anche qui fa errore Sheila Hidalgo, che la passa tranquillamente all'avversario, che possono venire in avanti, c'è spazio per andare ad offendere per Lo Terzo, come detto, ha scontro difficile con Conversano poi in casa, e poi Romina Lamassotti va a rigore conquistato dallo Terzo con Anna Gerlenda, che ha conquistato questo fallo. Vediamo se Duran, no, lascia il pallone a Agnese Cattai, anche lei è entrata giovanissima. Il tiro e il gol di Agnese Cattai, che realizza il 24-35, in realtà uno dei motori principali dello Terzo. Fuori Enrica Bartoli, errone non da lei forse, posizione di ala sinistra, detto gol di Agnese Cattai, giocatrice che è stata anche capitano della squadra, ha fatto anche il portiere di beach handball in passato. In occasione della promozione della squadra in Serie 1, Cattai ha fatto una dedica speciale a tutte le compagne di squadra sui giornali della provincia di Treviso, che seguono costantemente la squadra dello Terzo. Gerlenda gol, deviazione di Aldo, decisiva ai fini di questo gol. Anna Gerlenda, e siamo 24-36. Adesso un passivo troppo, forse un pochino troppo alto. Sì. Meritato anche, dai, diciamo. Faioni che ha mollato un po' il campo, insomma, questi ultimi minuti. 5 gol di break per lo Terzo. Mara Bonamano, Benedetta Di Luca, ancora la giocatrice della Faioni, Benedetta Di Luca sul palo anche lei, Enrica Bartoli su Meneghin al rigore, conquistato da Enrica Bartoli per la Faioni. Vediamo se il rumore bianco che va a titare da 7 metri, 6 gol questa partita per Enrica Bartoli, sono 7 quelli di Daldo, potrebbe pareggiare la situazione. Addosso a Meneghin, che para un altro rigore, 30 secondi al termine, attacco finale da parte dello Terzo, forse ritirare questo pallone, vediamo se fa ulteriormente a rimpinguare questo punteggio. Gerlenda, passaggio per Lorenzon, 18 al termine, 15 secondi al termine, lo Terzo, vediamo se fa con l'ultimo tiro. Gerlenda, Lorenzon sull'ala sinistra, Gerlenda, passaggio per Balzano, scadico su Colombo, 3-2-1, vediamo se c'è il tiro di Lorenzon e Ramassotti si oppone, ma il Palasport in solera Tamagnini è finita. Lo Terzo ha battuto la Faioni per 36-24, commento finale di Maurizio Pronunzio. Allora, la differenza del primo tempo sicuramente l'ha determinata la Duran, la cubana della squadra dello Terzo. Troppi errori nei primi 15 minuti da parte della,
delle nostre giocatrici, sicuramente dall'ala c'è da migliorare molto in attacco. In difesa diciamo che da quando ha schierato l'ammarcamento a uomo col 5+1 c'è stata una reazione e in effetti un avvicinamento del punteggio fino a meno 4. Il problema è che poi errori in attacco hanno diciamo, vanificato questa fase buona difensiva. Quindi possiamo andare in conclusione di questa telecronaca. Ringrazio Maurizio Pronunzio, grazie mille per il commento tecnico. E magari ci vedremo nelle prossime partite. Ringrazio anche Francesco Massarelli e Giordano Bonifazzi, grazie al loro occhio di vista questa partita. Un saluto da Giovanni Vimpinelli.